Cari telespettatori di Fano TV, oggi vi porteremo indietro nel tempo. Vi faremo fare un tuffo nella Seconda Guerra Mondiale con la Monte Gridolfo liberata, l'evento di rievocazione storica celebra infatti questo anniversario della liberazione dall'occupazione tedesca. Vedremo battaglie, spettacoli, veicoli militari, ma anche i figuranti rigorosamente in abiti d'epoca. Assessore, Monte Gridolfo ha spostato le lancette indietro nel tempo? Sì, effettivamente siamo andati indietro di più di 70 anni e per noi questa è una giornata importante, la sentiamo molto, molto nostra, perché comunque qui parliamo di storia locale, le nostre tradizioni, le nostre origini, la nostra cultura, e la vogliamo condividere con tutti. Quindi è sicuramente una festa, ma è anche un momento di ricordo, perché certi fatti non vanno dimenticati e non bisogna nemmeno vergognarsene oltretutto. Quindi per noi è un evento molto importante e lo festeggiamo a modo nostro. Grande supporto e organizzazione anche della Proloco locale. Assolutamente, non si fa niente senza la Proloco, come le piccole realtà anche qua nei dintorni, diciamo la cittadinanza attiva, perché effettivamente le Proloco sono cittadinanza attiva, sono fondamentali per queste rievocazioni che sono molto costose e senza il volontariato non sono sostenibili. Poi ultimamente con i nuove regole sui piano sicurezza è tutto facile. Molto più difficile, sì. Ci sono anche tantissimi eventi in programma. Sì, la giornata è ricca, le due giornate sono ricche. Quest'anno vedete dietro di me un carro semovente britannico Sexton, ce ne sono due esemplari in tutta Italia, quindi è una rarità per chi se ne intende. E quest'anno lo azioniamo, quindi facciamo proprio uno spettacolo nuovo, una novità di quest'anno, quindi lo vedrete proprio in azione. Poi ci sarà ovviamente la battaglia, che abbiamo diviso in due parti, quest'anno la facciamo nel campo, quest'altro anno facciamo l'assalto al borgo, e poi ci sarà la vecchia trebbiatura, la doppia trebbiatura, anzi, che poi vi spiegherò di cosa si tratta. E abbiamo l'arrivo di Churchill, abbiamo un figurante che interpreta Churchill, che gli assomiglia tantissimo, che è veramente venuto a visitare la linea gotica in quel periodo e che vogliamo ricordare in questo modo. Non è venuto a Monte Gridolfo, ma vicino, e lo ricorderemo così. E stasera c'è anche lo spettacolo di Burlesque, un po' più divertente, anche se pure quello è un momento di ricordo. Ricordiamo i bombardamenti notturni avvenuti sulla Gotica e diciamo li abbiamo rivisitati con una scenetta in cui dei tedeschi si ritrovano in un'osteria a godersi un momento di relax, poi arrivano gli aerei, bombardamento, panico, poi falso allarme e si ripresenta lo spettacolo. Quindi anche lì vogliamo ricordare eventi drammatici, ma comunque sempre in forma divertente. Ecco, vogliamo comunque che rimanga una festa, questo è il discorso. Terzo, lei aveva 12 anni all'epoca dei fatti, sì. Per cui non era un bambino molto piccolo, riesce a ricordarsi bene tutto ciò che è accaduto? Sì, molti molti ricordi che riguardano i militari, ricordi che riguardano i civili, che riguardano i bombardamenti e poi anche il dopoguerra, tanti ricordi, perché qui su questa prima fascia della linea gotica, sì. I tedeschi avevano abbandonato una grande quantità di armi. Io stesso possedevo, a 13 anni nel dopoguerra, possedevo un fucile tedesco e un fucile inglese. E quindi sparavo. Cartucce ce n'erano delle montagne, quindi io sparavo a volontà. Sparavo sugli alberi, sparavo sulle farfalle, sparavo dappertutto. Insomma, dei ricordi quindi abbastanza forti. Ho fatto un po' così la panoramica delle cose che si potevano vedere allora, insomma, che si potevano, di cui si poteva essere testimoni.
E lei anche oggi ha riportato la sua testimonianza, perché è uno storico autodidatta da oltre 40 anni, mi racconta. Sì, nel senso che ho approfondito soprattutto tutto quanto riguarda l'epoca, diciamo, 43-45, il periodo in cui era accaduto il governo Badoglio con l'armistizio dell'8 settembre, e poi sono arrivati i tedeschi, perché sono arrivati subito dopo qui da noi. Sono arrivati subito ai primi di ottobre con delle gran carte, si sono messi proprio di fronte a casa nostra per studiare la topografia della zona, per imbastire quella che poteva essere il tracciato della linea gotica. Quindi la casa dei miei genitori era proprio vicino, era entro le difese della linea gotica. Che cosa era successo esattamente il giorno della liberazione? Ecco, il giorno della liberazione io mi trovavo sfollato con i miei genitori qui di fronte a circa 8 km in linea d'aria sulle alture, per cui io ho visto praticamente i bombardamenti, ma non ho visto bombardamenti in senso generale, ma in senso preciso, che vedevo le bombe quando arrivavano e facevano dei gran fiocchi come dei funghi bianchi, sia che quando cadevano contro le case, colpivano le case, oppure quando colpivano il terreno. Ricordo benissimo, per esempio, che il campanile del paese qui vicino, Belvedere Fogliense, è stato abbattuto quasi completamente dalle cannonate, perché sopra c'era un tedesco con la mitragliatrice. Poi ho visto naturalmente l'intervento dell'aviazione, soprattutto dei caccia alleati che inseguivano le truppe tedesche vicino a casa nostra, dove ero sfollato, e spezzonavano, si dice, perché gettavano delle bombe chiamate spezzoni proprio in mezzo ai boschi dove si nascondevano i tedeschi. E quindi anche questo, visto dalla bocca del rifugio, a pochi centinaia di metri, ho visto scoppiare le bombe, insomma. E lei ha scritto anche dei libri su questi argomenti? Beh, prima di tutto ho fatto un catalogo di tutto ciò che c'è nel Museo della Linea dei Goti, museo che ho modestamente organizzato, progettato e organizzato io, e per il quale io ho anche messo molto materiale del mio. Poi ho scritto un libro sulle testimonianze raccolte tra i cittadini del posto, quindi ho documentato un po' ciò che è avvenuto sul territorio di Monte Ridolfo e nel circondario mediante testimonianze ben precise, cioè domanda e risposta secca, quindi con un metodo anche abbastanza efficace per dire cosa hai visto, cosa hai udito tu, cosa hai fatto. Testimonianze ovviamente che possono essere poi riportate, tramandate anche, esatto, ai giovani per far conoscere la storia. Di una pubblicazione che purtroppo è esaurita. Poi abbiamo fatto un libricciolo sul centenario dell'Unità d'Italia. Sì. Poi abbiamo fatto un altro libretto, diciamo, preciso dal punto di vista dell'impianto, come un fumetto da 96 pagine, proprio a fumetti, che descrive tutta la vita avventurosa del tenente Norton, del quale forse vi hanno parlato gli altri, forse. Non ancora. Beh, il tenente Norton è quello che da solo ha aperto una breccia nella linea gotica sotto Monte Ridolfo, nelle difese che proteggevano tedesche che proteggevano Monte Ridolfo. Il gruppo Rievocatori Green Line fra poco metterà in scena questa battaglia. Sono insieme al responsabile, al presidente del gruppo, chiamiamolo così, Gabriele Gentili. Che cosa andrete a rappresentare? Andremo a rappresentare l'atto eroico del tenente Gerard Norton, che in quel 31 agosto del 1944 da solo
si guadagnò la Victoria Cross, che è la più alta onorificenza britannica per quanto riguarda gli atti militari, per aver conquistato in solitario due postazioni di MG tedesche, quindi tremende postazioni di fuoco automatico tedesco, che stava spazzando letteralmente via il suo battaglione. C'è stato anche un grande lavoro di ricerca, avrete poi un ampio spazio per poterla rappresentare. Sì, il lavoro di ricerca è grazie al comitato storico-scientifico qui del Museo della Linea dei Goti. Loro hanno avuto fiducia in noi ormai da 8 anni, 9 anni, e noi ormai siamo quelli che rappresentiamo in regione ma anche fuori nelle zone limitrofe la linea gotica, il fronte che è stato nell'agosto del 44 e poi nel settembre del 44 nella Romagna fino a Rimini, e quindi gioco forza che siamo conosciuti per questi eventi e ci impegniamo chiaramente seguendo anche indicazioni di studi altrui. Quando è nato il gruppo? Il gruppo prima nasce come branchia di un'associazione ASI di auto e moto d'epoca. Noi ci occupavamo della parte militare in particolare, e quindi sto parlando dei primi anni 90. Poi dal 2007 abbiamo creato un sodalizio particolare, non solo coinvolgendo ex della vecchia associazione, ma anche collezionisti di militaria in genere, modellisti e anche semplici appassionati di storia, e un gruppo di 11-12 persone che creò lo zoccolo duro dei Greenliners nel lontano 2007, è arrivato ad oggi a comprendere quasi 40 soci. Molti dei vecchi non ci sono più, ma non per questioni di dipartita dalla vita, ma perché hanno preso altre strade o sono ritornate nelle vecchie strade da cui venivano. Comunque noi stiamo andando avanti. Come vedrete poi durante la battaglia, tra poco, siamo riusciti a coinvolgere veramente dei giovani, perché ci sono anche dei minorenni. Abbiamo il più giovane a 15 anni. Anche se non li dimostra chiaramente, e i genitori sono contenti che questi ragazzi abbiano preso questa via della passione per la rievocazione storica, perché chiaramente c'è tutto un mondo dietro di preparazione, che non è la domenica, non è il sabato dell'evento, ma si prepara di anno in anno la cosa. E mentre i visitatori potranno ammirare questa battaglia, questa rievocazione, ci accompagnerai con un racconto per farci entrare, proprio immergere in quell'atmosfera. Io, purtroppo per i miei passati radiofonici, sono diventato negli ultimi 3-4 anni, da quando abbiamo deciso di rappresentare la battaglia sul campo, veramente, anche la voce ufficiale, la voce narrante dell'evento. Io mi limito, anzi devo dire, mi sono limitato fino allo scorso anno a seguire le indicazioni del comitato storico. Quest'anno ho proposto con successo una rivisitazione della narrazione in chiave più cinematografica, oppure per gli appassionati dei vecchi fumetti di guerra, un po' più fumettistica per intenderci. E spero che sia una cosa nuova che piace al pubblico. Andiamo a vedere. Grazie, grazie Gabriele. Grazie a voi. L'ammiraglio del soldato William Richards, Hampshire Regiment, anni 20. Gli Hampshire stanno combattendo duramente, ma i trucchi ben trincerati ci hanno già respinto più volte. Cristo, porta a tutti un attimo di respiro. Non ha certo paura del caso, è un medico dell'Africa, non è il solito ufficiale d'accademia.
Fisher. Poniamo la doppia trobbiatura, la doppia trobbiatura del grano, è una rievocazione che riproponiamo anche quest'anno. Ringraziamo gli amici della vecchia trebbiatura degli Osanchi anche quest'anno per averci portato una trebbiatrice originale degli anni 40. Quella che raffiguriamo è in realtà una vicenda drammatica, avvenuta veramente nell'estate del 44, quando circolava la voce che gli alleati sarebbero arrivati a liberare le zone occupate dai tedeschi, tra cui Monte Ridolfo, e allora gli abitanti, per paura che il grano venisse requisito, hanno deciso di aspettare a trebbiare il grano. Ne hanno trebbiato una piccola quantità necessaria alla sopravvivenza e hanno lasciato la maggior parte del grano dopo la liberazione. Quindi cosa è successo? È successo che sono arrivati gli alleati, hanno liberato il borgo e i contadini si sono ritrovati con del grano ammuffito, e con il grano ammuffito ovviamente il pane era acido, e quindi in un momento di estrema crisi economica post-guerra, appena liberati con la fame, le persone si sono sfamate con pane e acqua, pane acido e acqua. Quindi noi ovviamente oggi rievochiamo questo che è stato un dramma in forma più allegra, però senza mai dimenticarci che la guerra è anche fame, sudore e morte. Sindaco, ancora siamo a metà di questa prima serata, perché poi domani, ecco, Monte Ridolfo riospita questo grande evento, un ricco programma, un proloco che si è data tanto da fare, tantissimi rievocatori e insomma abbiamo visto anche tanti turisti presenti oggi. Sì, per noi è un momento di grande impegno, perché comunque è una manifestazione a cui teniamo tanto, ci impegna tantissimo nel corso dell'anno per fare in modo che soprattutto il Museo di Monte Ridolfo possa avere un certo risalto da questa manifestazione e le persone possano essere interessate a visitarlo anche in altri periodi dell'anno, ovviamente. Quello che invece rimane tutto l'anno è il museo. Il museo effettivamente è il nostro fiore all'occhiello, noi cerchiamo di dargli un certo risalto. Questa manifestazione, diciamo che è l'apice per cercare di richiamare più pubblico possibile. E presenta diversi reperti che riguardano la Seconda Guerra Mondiale e in particolare questo, che era un caposaldo della linea gotica tra il Mar Adriatico e il Mar Tirreno. Bye.
Thank you.